colpo di scena per il mercato del Napoli. Ora anche il club di Liga si fa avanti per il bomber. Tifosi spiazzati. La dirigenza azzurra sembra avere le idee chiare. Cosa succede? Tutti i dettagli. Quale futuro per l'attacco del Napoli? Una domanda che sta tenendo sotto scacco i tifosi e, soprattutto, la dirigenza degli azzurri. Lo stesso Antonio Conte attende buone notizie dal mercato. L'arrivo di Romelu Lukaku sarà centrale per il suo ciclo in azzurro, ma senza la cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen, i piani rischiano di essere complicati. Una brutta gatta da pelare per il direttore sportivo Giovanni Manna, volato in questi ultimi giorni a Londra per condurre un vero e proprio blitz di mercato in casa Chelsea. Dopo essere saltato l'arrivo di Omoro Dion dall'Atletico Madrid, i Blues potrebbero tornare alla carica di Victor Osimhen e provare ad imbastire uno scambio con Romelu Lukaku. Un intrigo di mercato che risolverebbe parecchi problemi per gli azzurri, che però continuano a chiedere una cifra elevata per il cartellino del bomber nigeriano. Il Napoli, ad oggi, è un cantiere aperto e c'è la netta sensazione che questa squadra sarà molto diversa di qui alla fine del mercato. Anche perché non c'è il solo Osimhen con la valigia pronta sul letto. In tanti si preparano a lasciare l'ombra del Vesuvio, a patto però della giusta offerta da cogliere al volo. Napoli, il club di Liga piomba sul bomber, la risposta degli azzurri. Uno dei calciatori che attende di scoprire il proprio futuro è Giovanni Simeone. L'attaccante argentino non dovrebbe rientrare tra i piani di Antonio Conte e, soprattutto, ha voglia di un'esperienza da titolare. La Serie A non si è ancora proposta in maniera convincente, mentre dalla Liga qualcosa inizia a muoversi per il cartellino del solito. Secondo quanto riportato da Relevo, il Betis Siviglia si è fatto avanti per Giovanni Simeone. I biancoverdi sono attualmente in contatto con il Napoli per l'acquisto a titolo temporaneo di Nathan ed il nome dell'argentino è venuto fuori negli ultimi, e positivi, colloqui. L'idea del club andaluso sarebbe quella di prelevare anche Simeone con la medesima formula, ma il Napoli ha già chiarito la propria posizione, sia ad un prestito, ma solo se condizionato da un obbligo di riscatto. Un messaggio forte e chiaro, recapitato alla porta della dirigenza spagnola. Ora la palla passa al Betis Siviglia, che intanto si appresta a chiudere l'arrivo di Nathan,